Nessuno? Oh, ma qualcuno che mi dice dove iniziare sto evento? No? Vabbè, tutti maleducati. Ciao ragazzi, scusatemi, non vi avevo proprio visto arrivare. Mi trovo proprio qui nel Riders Republic Festival, che insomma è questa festa dedicata appunto a tutti i riders della Republic, di cui insomma mi hanno invitato per poterne prendere parte. E il problema è uno, cioè così, uno, ma insomma vale per molto. Mi hanno rubato la bicicletta. Cioè, non la trovo più e adesso sto chiedendo qualcuno in giro, nessuno che risponde, tutti dei grandissimi maleducati, se posso dirlo. E adesso non so come fare, cioè, senza bicicletta. Oh, vi giuro, cioè, l'ho portata con me una di quelle belle biciclette, di quelle che si piegano, Arrivo, faccio tutto con calma, l'appoggio un attimo, mi giro ed è scomparsa. Cioè, io veramente vorrei sapere chi è stato, perché sinceramente. Sono anche, cioè, l'ho anche pagata un botto, Ragazzi, l'ho pagata 13,95 euro, presa da Wish. Quindi, sinceramente, un po' mi urta, ecco, un po' mi urta. Comunque sia, fortunatamente qui non si fanno soltanto eventi con la bicicletta, quindi per un attimo mi posso anche salvare, perché, ragazzi, qua c'è niente poco di meno che il jetpack. Ci sono delle gare con questi jetpack, dei prototipi che hanno sviluppato, e quindi non vedo l'ora, ragazzi, di sfrecciare verso l'infinito e oltre. Ecco, sì, non vedo proprio l'ora. Sono molto molto curioso e facciamo un giretto, dai, così vi faccio vedere un po' il tutto. Allora, di lì c'è il bagno chimico, che è meglio di no. Mentre di là ci sono le gare, quindi andiamo verso le gare. Vi porto con me. Ah, mi ero dimenticato di una cosa. Purtroppo, siccome non è che sapete, non è che sono proprio, cioè sì, sono un VIP, ma non un VIP di alta classe. Mi hanno detto che posso stare qui solo per 4 ore, quindi cerchiamo di sbrigarci, ecco, facciamo in fretta, Hanno detto: "Ah, stai qua per 4 giorni", invece poi, però ci puoi stare solo per 4 ore. Venite, venite. Eccoci qua, eccoci qua. Eh sì, allora, quindi massimo 4 ore. Vabbè, ma è una vergogna, è inaccettabile questa cosa. Vabbè, eccoci qua per provare Riders Republic, il gioco completo, ma a tempo limitato. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino. Subito, si parte subito, non dobbiamo perdere tempo, eh. Quando il timer raggiunge lo zero, il tempo a disposizione per la versione trial si esaurisce. Dopodiché sei morto. C'è un problema? Ci sarebbe un piccolo problema. Ci avete fatto caso che la scritta sotto, cioè tipo il tasto ok, è mozzato a metà? Fateci caso. Non si vede, cioè l'ok è mozzato. Ma manco la prima schermata. Ma neanche la prima schermata. Ma non. Ciao Ryder, benvenuto. Guarda quel timer su, lo vedete? Lo vedete? 3 ore e 58 minuti. No, fammi skippare. Bastardi, mi prendete il tempo con questo coso. No, 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 no. Voi mi state prendendo il tempo, eh. Guarda lì, guarda lì. Non posso manco skipparlo sto trailer. Guarda il tempo che scende. Lo so come si gioca sto gioco. Fatemi skippare i cosi. Guarda quanto fare, non lo fanno apposta, oh. Ecco, però ora lo sanno che io ci parlo 800. Dai, dobbiamo fare Shrek. Shrek, ragazzi. Shrek, voglio fare Shrek. Allora, adesso. No, tocca farlo assolutamente verde. Ok, vediamo un po', vediamo un po'. Si comincia? Inforca quella bici da downhill e segui la pista. Oh, via, via, accelera. Eccomi, eccomi. Sto scivolando. Frena, ma io non voglio frenare. Frenare è per poppante. Frenare è per dilettanti. Mamma mia, ragazzi, guarda come corro, guarda come corro. No, la visuale non la cambio, manco se mi pagate. In prima persona vomito. Guarda, guarda. Aiuto, sto per vomitare. Ah! Oddio, 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 oddio. Ok. Uff. Mamma mia. Vabbè, ragazzi, ma gli altri li ho tipo stracciati. Sono primo? Era lì lì, era lì lì. Vai, vai. Scusa, ma questi dove sono arrivati all'improvviso? Ero da solo, sono comparsi.
Ah, vai, 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 dammi il jetpack, dammi il jetpack. Questo è... ricordatevela questa, perché secondo me sarà uguale alla intro di Forza Horizon 5. Proprio uguale. Tipo su GTA, secondo su GTA 5 hanno fatto malissimo il jetpack, dovevano farlo così secondo me. Ovviamente anche in questo gioco la mappa è enorme, come giusto che sia, la tradizione ormai degli ultimi titoli open world di Ubisoft. Attenzione perché qui si rischia. Mamma mia, mamma mia. Si passa in mezzo agli alberelli, poi si rivola, poi si riva. Tra l'altro per chi volesse c'è anche su Stadia questa prova, quindi neanche vi dovete scaricare il gioco. Questo è il Bryce Canyon Peekaboo Canyon. E via verso il finish. Non male, non male, non male la parte del jetpack. Ecco, c'è anche un po' di supporto al DualSense, ve lo ricordo, visto che sto giocando alla versione PlayStation 5. E adesso è arrivata la parte più difficile per me. No, il backflip, oddio, oddio, oddio. Oh, bene, bene, ottimo. Mamma mia, ragazzi, ottimo. Vabbè, questo ovviamente tipo hanno preso Steep e l'hanno rimesso dentro sto gioco. È andato bene, come mai? Cambia postura? Ma che, ti sei impazzito, no? Oddio, oddio. Questo è un pazzo. L2, R2 più L. Ok, siamo arrivati? Cosa ho preso? Ma che era, una scatola? Oh, la bicicletta, ecco dove me la... vedi, me l'avevano rubata ma me l'hanno messa qua. Comunque a me ispira tantissimo questo gioco. Ma io sono sicuro che questo gioco può piacerà a tanta gente. Io questa cosa non la rinnego assolutamente. Il punto è uno, è che questo gioco, purtroppo, metterlo a 60 euro è un po' deleterio, secondo me. Io l'ho detto, se fosse free to play, io questo me lo terrei tranquillamente installato e ci giocherei ogni tanto, perché è proprio quel classico giochino da spizzicare, ti diverti anche con gli amici, per svagarti anche un pochettino. Però la politica di prezzo io la trovo un po' azzardata. Questi dovrebbero essere tutti i giocatori che in questo momento stanno giocando al gioco, ovviamente in varie sessioni, e si muovono in lungo e largo per la grande mappa di gioco, ecco. Ovviamente io sono a livello 1, ecco, dobbiamo arrivare a livello 20, quindi vediamo un pochettino, vai, spostiamoci. Si parte, R2, ok, dobbiamo arrivare al checkpoint. Allora, dobbiamo scegliere la bicicletta, e la scelta è difficile, ne abbiamo solo questa, la De Vinci Standard. Ovviamente, ecco, qui anche ogni mezzo ha le sue statistiche, e ha il suo livello. Livello, l'overall generale, che in questo caso è 150. Quindi speriamo bene. Allora iniziamo e cerchiamo di arrivare ai primi. Questa è la sfida. Ci riusciremo? Vediamo un pochettino. Via, si parte. Ah, questi sono giocatori veri però, eh. Attenzione. Si parte. Aia, che bo... Ah, quindi non c'è... Cioè, c'è il contatto fisico, insomma. Quindi bisogna stare un po' attenti. Ok, abbiamo fatto anche un backflip. Sapete, io sono esperto. Scatta L2. Ok. Ah, vedi, fighissimo. Ok, ci dobbiamo sbrigare. Diamo un po' di turbo. Bene, bene. Ovviamente abbiamo la funzione che ci fa l'atterraggio automatico, perché sennò... Aia, vabbè, ma sono atterrato bene. Comunque vi dirò, i comandi li trovo molto più responsivi rispetto alla beta. Niente, non riesco mai a fare un bel atterraggio. Comunque, oh... Niente, il più forte, primo. Cioè quel ticchettio, lo sento dentro di me. Tic 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 tic. Guarda, 3 ore e 42, guardalo. Bisogna fare la speedrun, ragazzi. Bisogna finire il gioco entro 4 ore. E secondo me, come idea di darti il tempo limitato, è deleterio. Cioè non ti puoi godere il gioco. Poi guardalo, mi mette apposta distantissimo dal punto d'inizio. Cioè lo fanno apposta. Poi bellissimo il DualSense. Sento proprio una resistenza cioè sento proprio vrum 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 vrum. Fighissimo. Comunque guarda quanto mi mette distante apposta. Veramente bello, ragazzi, l'effetto del DualSense. Molto molto figo. Brava Ubisoft. Anche su Far Cry 6 l'hanno fatto molto bene. Ah, c'è il boss. È tempo del boss. Il primo boss non si scorda mai. Allora, ovviamente qui questa è da 150, questa è da 200, cioè nel senso di potenza, quindi vada con questa. Estremo e spietato, gareggia da mammoth agli hoodoo su questo tracciato a superficie variabile. Frankie, non sono passati neanche 30 minuti, vada con calma. Devo finirlo sto gioco. Cos'è? Perché quello ha urlato? Attenzione perché si parte. Ma ho visto uno che si è buttato palesemente di sotto. Ah, aia! Ma questi sono cattivissimi. Via. Andiamo. Ah, sì, sento proprio questo brano col copyright che mi farà buttare giù tutto quanto. Il video, il canale. Vai. Dai. Guardalo come spintona. Qui.
Ma questo Resiten come ti permetti? Bel front flip. Sì, guarda che pulizia. Ciao Alexander, buonasera, come va? Spero tutto bene. Attenzione, mamma mia. Ok, qui lo sterrato è un po' più particolare. È proprio il deserto praticamente. Dove andiamo? Vabbè, andiamo a destra. Tanto tutte le strade si sa che portano a Roma. 61%, vabbè, ma comunque la sfida con questo boss è inesistente. Mamma mia, ma che salto è stato. Qua bisogna tipo avere il sangue freddo di fare le curve strette. Anche il saltino, via, nella palude. Abbiamo ancora 3 ore tecnicamente per poterla. Non male, devo essere sincero, veramente non male. Però continuo ad avere i miei pareri a riguardo di questo gioco. E cioè, se fosse free to play, secondo me avrebbe veramente anche un discreto successo, se non anche proprio un successo. Ora scusatemi, ma voglio andare a capire per bene adesso questa storia di questi eventi. Ne voglio parlare un attimino con gli organizzatori. Vediamo un pochettino che cosa hanno da dire. Mamma mia, devo essere sincero, aver fatto tutte queste attività mi ha reso un po'... è un po' stanco, devo essere sincero. Comunque non vedo l'ora di ritornarmene in redazione, mi rilasso un pochettino e poi possiamo pianificare insomma tutto il resto. Ci aspetta una grande stagione, non vedo l'ora insomma. Sicuramente però una cosa è certa: a sto giro niente problemi, niente problematiche, niente super cattivi. Pronto Arnaldo? Sarei ancora in diretta, Arnaldo. Sai come oggi c'era l'evento con il Riders Public, no? Tra l'altro mi hanno anche fregato la bicicletta, ti avviso, metti una denuncia, 13,95 € di bicicletta spesi su Wish. Come devo tornare subito in redazione? Cioè, a parte che ci stavo per andare, però, cioè, perché? Ma che vuol dire un potente demone si è liberato? No, senti, Arnaldo, a me ste cazzate tue, basta, io l'ho detto, voglio una stagione priva di problemi. Certo che ricordo dell'arma micidiale che ho usato contro il sergente tenente colonnello comandante capo, sì. Addentro conteneva uno spirito maligno che si è usato per eliminare un'altra persona. Per te me l'avevi già detta sta roba? Ah, era nella scena post-credit, che c'è solo nella premiere su YouTube, e quindi la gente non lo sa. Vabbè. Sì, comunque resta il fatto che sei un cretino, ma me lo potevi dire, avrei usato altro, avrei usato un RPG, una granata, una bomba, un lanciafiamme, il tuo sputo, qualcos'altro l'avrei usato, non di certo un'arma che conteneva un demone diabolico micidiale. Beh, vabbè, certo, immagino che adesso sia la nostra responsabilità riportarlo da dove è venuto, no? Senti, ma che sta gridando questo demone, che cosa grida? Grida le parole Terni, Labaro e Tiberina.